Elastic Interface nasce dalla stretta collaborazione fra SciTech e Asos alla soglia del terzo millennio. Le due aziende diedero vita ad una serie di profonde idee innovative che rivoluzionarono il mercato dei pantaloncini da ciclismo, portando ad un incremento del comfort e quindi delle prestazioni in bici. Con la nascita di Elastic Interface venne di fatto creato il primo fondello elastico al mondo, che divenne immediatamente uno standard di mercato a livello mondiale, accessibile a tutte le aziende di abbigliamento ciclistico, per il benessere dei ciclisti, dai professionisti agli amatori. Il marchio Elastic Interface è diventato da allora sinonimo di qualità e innovazione senza compromessi. La personalizzazione dei modelli e la flessibilità verso i clienti permettono di soddisfare tutte le esigenze e le richieste del mercato. La gamma dei prodotti vanta protezioni differenziate e specializzate per ogni disciplina ciclistica, dal ciclismo su strada alla mountain bike, al triathlon, ed è divenuta uno standard di eccellenza impiegato dai migliori marchi di abbigliamento tecnico al mondo, fra i quali Asos, Rafa, Gore e molti altri. Tutti i prodotti Elastic Interface sono il risultato della progettazione, degli studi condotti all'interno dell'IT Lab e di una stretta collaborazione con i partner di fornitura e i tester. La performance del prodotto viene certificata dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Padova, dove i ricercatori eseguono periodicamente dei test specifici che rispondono a caratteristiche di alta protezione in base ai parametri antropometrici dell'atleta, al sesso, al tipo di attività e alla sua durata. Il catalogo Elastic Interface conta 42 diversi modelli da uomo e 34 modelli da donna. Tutti i prodotti godono della certificazione OECOTEX, così come tutti i tessuti sono certificati BlueSign. La qualità che si ritrova in ogni reparto dell'azienda ogni anno viene premiata dalla certificazione ISO 9001 a garanzia dei clienti produttori di abbigliamento da ciclismo e dei ciclisti di tutto il mondo. Per scoprire tutti i segreti di un fondello ad alte prestazioni, siamo andati nel Trevigiano a visitare l'azienda SciTech, riconosciuto leader mondiale in questo mercato con la sua marca Elastic Interface. La creazione di un fondello inizia con la realizzazione di un bozzetto grafico che tiene conto dei vari input e obiettivi di progettazione. L'ufficio tecnico, attraverso un programma di grafica tridimensionale, rielabora i dati che serviranno alla realizzazione di un primo prototipo e dello specifico impianto di produzione, a seconda che si tratti di un prodotto cucito o termoformato. Il processo di produzione parte dal ricevimento dei materiali, il controllo, la verifica, l'accettazione e lo stoccaggio nelle aree predisposte. I tessuti in microfibra di Elastic Interface sono sviluppati in esclusiva con Miti SPA e rispondono a specifici parametri di batteriostaticità, comfort ed elevate caratteristiche meccaniche, garantendo il perfetto connubio fra tecnologia e design. Tutte le fasi di lavorazione vengono monitorate da un operatore attraverso un terminale. Si inizia con la scelta dell'attrezzatura e la stesura dei tessuti, dove viene eseguito un ulteriore controllo qualità. La fustella viene posizionata sul tessuto. Si eseguono le regolazioni della trancia per ottenere un taglio accurato a seconda delle caratteristiche del materiale. Una specifica macchina circolare, dotata di puntatori laser e di una fustella di taglio ad alta definizione, consente di sagomare le schiume che andranno a comporre le imbottiture del fondello. Conclusa questa operazione, tutti i semi lavorati passano alle varie fasi di assemblaggio, che si differenziano a seconda dei modelli da produrre. Seguiremo adesso la costruzione di un prodotto cucito. La prima operazione prevede la marchiatura del logo sulla parte a vista e l'assemblaggio delle varie parti tramite l'utilizzo di una macchina ad ultrasuoni. Una fase di termonastratura garantisce una solida unione fra le parti. Schiume di diverse densità vengono posizionate con precisione mediante maschere di alluminio specifiche per ogni modello. Il computer dell'unità automatica viene programmato per assemblare le imbottiture con la parte superiore del fondello, ottenendo così il prodotto finito. Seguendo ora la realizzazione di un prodotto termoformato, ritroviamo le imbottiture di diversa densità e i tessuti precedentemente tagliati, assemblati a seconda del fondello grazie all'impiego di dime sagomate al laser specifiche per ciascun modello, che manterranno le schiume in perfetta posizione durante la prima fase di fissaggio in termoformatura. Nei modelli più complessi è previsto anche un maglino di chiusura che viene fissato nella parte inferiore della protezione tramite un ulteriore passaggio di termoformatura, garantendo nel tempo la stabilità delle differenti imbottiture che lo compongono.
Il design che caratterizza ogni protezione EIT è ottenuto tramite una pressa a caldo con duplice stampo che andrà a sagomare la parte superiore e quella inferiore del fondello e a imprimere il logo Elastic Interface insieme a quello del cliente. Ogni passaggio di termoformatura viene programmato con tempi e temperature differenti a seconda della costruzione del prodotto e dei materiali impiegati, garantendo nel tempo un'accoppiatura duratura ed un morbido effetto mano pesca, che da sempre contraddistinguono la qualità superiore di una protezione EIT. Il nostro fondello è quasi pronto. Mancano solo gli ultimi passaggi standard. Il controllo qualità viene effettuato facendo riferimento alle istruzioni del modulo ISO. Un'operatrice procede al controllo delle misure, delle cuciture, degli spessori e dell'aspetto estetico del fondello. La fase conclusiva di confezionamento e imballaggio tutelerà l'integrità del prodotto Elastic Interface durante il viaggio verso le migliori aziende di abbigliamento ciclistico di tutto il mondo, per equipaggiare pantaloncini e salopette che garantiranno comfort e prestazioni sempre al top. Elastic Interface, the performance specialist.